Prego, onorevole Crippa. Grazie Presidente. La mia è una richiesta di risposta a un'interrogazione, la 504874, che di fatto solleva un argomento all'ordine delle cronache odierne, ovvero la situazione dei lavoratori della Mercatone 1. Ci tengo a farla proprio oggi, perché domani era previsto un tavolo di crisi al Ministero dello Sviluppo Economico. Ed è notizia di poc'anzi, della giornata odierna, che il tavolo domani non si terrà. Non si terrà perché l'azienda ha ritenuto di dover dar seguito a processi interni che tra l'altro sembrano, da indiscrezioni, portare a vendere i cespiti già oggi. Dopo aver assistito le settimane scorse con volantini. Occasione unica, 70% di ribasso, che secondo me non so se si riferiva ai dipendenti o ai beni da vendere. Io credo che il Ministero dello Sviluppo Economico, nella figura del Ministro Guidi, debba darci delle risposte in tempi rapidi, perché secondo una lettera che mandò alla Presidente Boldrini, dove incensava l'ottimo lavoro in termini di risposta alle interrogazioni parlamentari fatto dal suo dicastero, io tendo a sottolineare quanto questa situazione sia assolutamente falsa. Noi perveniamo dalle informazioni sulle crisi industriali solo dai giornali, anche a questioni sistemate. Ci ritengo ancora una volta a segnalare, tramite lei Presidente, alla Presidente Boldrini questa situazione che di fatto sarebbe impedito ai deputati di partecipare ai tavoli di crisi per l'unica, diciamo, ragione oggi è quella secondo cui il Ministero abbia altri strumenti per poterci rispondere. Noi non ci stiamo e chiediamo che questa situazione finisca perché è per la prima volta nella storia della Repubblica Italiana che il Ministero dello Sviluppo Economico impedisce ai deputati di partecipare ai tavoli di crisi. La ringrazio. Grazie.